Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ore di interminabile paura e preoccupazione quelle di Beatrice Valli. La figlia è stata la protagonista di un incidente, i dettagli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto affrontare una situazione davvero tragica. Una corsa verso l'ospedale, il cuore a mille e una paura enorme. Ecco cosa è successo a Beatrice Valli. Modella ed influencer bolognese, ha avuto grande popolarità grazie alla sua partecipazione al dating show di Queen Mary. Beatrice ha avuto un'infanzia particolare, tant'è vero che è stata cresciuta solo da sua madre. L'assenza della figura paterna l'ha portata a diventare madre sin da giovanissima. Dalla sua relazione con Nicolas Bovi è nato il piccolo Alessandro. All'epoca Beatrice aveva appena 16 anni. La relazione tra i due non termina in modo idilliaco. All'età di 19 anni Beatrice Valli intraprende una nuova esperienza, prendendo parte ad Uomini e Donne. Approda nel dating show con uno scopo ben preciso, ovvero quello di corteggiare Marco Fantini. Il suo obiettivo viene portato a termine, tant'è vero che i due sono ancora oggi molto innamorati ed uniti. Beatrice Valli e il racconto della corsa in ospedale, come sta la figlia? Presto Beatrice Valli e Marco Fantini si uniranno in matrimonio. Da questa storia d'amore è nata anche una bambina, nel 2017, di nome Bianca. Nel 2020 è venuta al mondo un'altra meravigliosa bambina, Azzurra. Ed è stato proprio un episodio in cui è protagonista l'ultima genita di casa Valli, Fantini, che ha spaventato molto l'ex corteggiatrice. A parlarne sul web è Today, dove viene raccontata l'improvvisata corsa verso l'ospedale. Beatrice Valli si trovava al parco insieme ai figli. All'improvviso, Azzurra è caduta dalla bici. L'impatto col terreno le ha causato una profonda ferita al mento. Dopo questa fatalità, subito la madre è corsa in ospedale. Fortunatamente la bambina sembra essere fuori pericolo e stare molto bene. Sono una mamma che difficilmente si impressiona, ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso. Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male la bici, si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento, che le ha procurato un brutto taglio. Sono andata subito in ospedale e avendo questa ferita profonda le hanno applicato una polvere che facesse smettere il sanguinamento e quando il chirurgo si è liberato le hanno applicato la colla per chiudere il taglio e dei punti fatti a cerotto. Ora la dobbiamo tenere monitorata, ma se la cosa non migliora metteranno i punti quelli tradizionali. Il racconto di Beatrice Valli ha molto preoccupato i suoi follower. È anche vero che ora la piccola Azzurra sta bene, e questo è quello che conta di più. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.